Malgioglio, aereo d'avvertimento, confronto con Giulia De Lellis e sospetti. GF VIP, aereo per Malgioglio, l'avvertimento e il confronto con Giulia De Lellis, se le mie fan si lamentano avrà detto qualcosa. Un aereo sorvola il cielo di Cinecittà. Incombono messaggi per gli inquilini del Grande Fratello VIP. In particolare per Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. Attenzione però, stavolta non si tratta di missive dolci di fidanzati o affetti cari, bensì di un avvertimento. Ma andiamo con ordine e capiamo qual è la situazione. Poche ore fa un aeroplano ha solcato il cielo di Roma e dintorni. Il mandante del velivolo è Lisa Fusco, amica del paroliere. Senza troppi giri di parole, ha messo in guardia Cristiano da Giulia, o meglio dalle sue fan. Per questo, la showgirl ha chiesto anche aiuto alla De Lellis stessa, augurandosi che possa mettere un freno alla situazione esterna dove evidentemente le sue seguaci si sono schierate contro l'istrionico personaggio televisivo. Andiamo a scoprire la reazione dei diretti interessati. Giulia De Lellis, GF VIP, loro sono avvelenate con Cristiano perché avrà detto qualcosa nei miei confronti. Cribimbe contro. Giulia Fermale cancelletto Lisa Fusco. Questo il telegramma aereo firmato Lisa Fusco che è stato recapitato a Malgioglio. Dopo un attimo di confusione, il paroliere e gli altri inquilini hanno decifrato il messaggio, le fan di Giulia sono contro il cantante. E qui che è l'avvertimento. Quel Giulia Fermale, invece, è un'esortazione che invita l'esperta di tendenze a fermare la probabile campagna in atto contro Cristiano. Così, una volta risolto l'enigma del dispaccio, i due inquilini si sono parlati. Chi è Lisa? Ha chiesto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una mia amica, ma ci sono le tue fan contro di me. Perché? Hai detto qualcosa su di me? Ha ribattuto prontamente la fidanzata di Damante. A questo punto il paroliere ha liquidato la questione con un "ma che ne so io" e. Ma non è finita qui. Giulia si confessa a Luca Onestini, le bimbe non sono pazze. Dopo il confronto con Malgioglio, Giulia è giunta in giardino dove si è confessata a Luca Onestini, ma allora Cristiano avrà detto qualcosa contro e nei miei riguardi e. E loro, le bimbe, ossia le sue fan, NDR, saranno avvelenate perché le conosco, non sono pazze, sono ragazze intelligentissime. I sospetti della ragazza romana sul paroliere persistono, tanto che aggiunge, se loro vogliono far fuori Cri è perché avrà detto qualcosa che a loro non sarà piaciuto. L'ex tronista a quel punto chiosa, bisogna vedere se è vero. La discussione si conclude, ma le perplessità restano.